Già che io sono un po' incazzato, sono un po' incazzato con Vincenzo, sono incazzato con Leonardo per un motivo che loro non sanno, ma che adesso tenterò di spiegarvi. Raccontandovi cosa mi è successo oggi, poche ore fa ero al Salone del Libro, lavorando appunto in editoria, ero lì in mezzo ai libri, in mezzo agli incontri, preso dalle normali faccende del quotidiano lavoro editoriale. Quando mi ritrovo a questo incontro in una delle sale del salone, era un incontro sul piacere della lettura. E voi mi direte, cosa c'è di più giusto a un Salone del Libro? Un incontro sul piacere della lettura, su quanto è importante leggere libri. Ma e io per primo vi direi che è così, perché avendo dedicato la totalità della mia vita adulta al libro, alla lettura, non posso che sottoscrivere questa cosa, insomma, che è l'importanza del leggere. Però a un certo punto questa relatrice che teneva questo incontro, un'autrice carinissima, molto brava, molto intelligente, però ha detto una cosa che mi ha colpito e diceva: in fondo se non leggiamo libri siamo come degli animali. Se non riusciamo a trasmettere ai nostri figli, ai ragazzi, ai giovani il piacere della lettura, siamo degli animali. E questa cosa che prima mi sarebbe passata sopra, avrei detto, l'avrei accolta come assolutamente giusta, come assolutamente non discutibile, dopo aver letto, come ho fatto nei giorni scorsi, questo libro curato da Leonardo Caffo e Felice Cimatti, A come animale, ecco, dopo averlo letto, quella frase lì ha fatto attrito nella mia testa, e ha fatto attrito come qualcosa che non dobbiamo accogliere come sottointesa, come appunto come una cosa naturale. Io ho fatto degli studi di teoria letteraria, soprattutto di teoria letteraria, e mi ricordo una cosa che diceva Barthes. Roland Barthes vedeva la filosofia, ma in particolare la teoria letteraria, ma possiamo accoglierla come, in generale come la filosofia, come il gesto di alitare sopra un vetro, cioè di rendere attraverso appunto il fiato opaco una cosa che è trasparente. E questo libro per me è stato esattamente questo, è stato rendere opaco una cosa che normalmente era trasparente nella mia vita, nella mia percezione del mondo, ovvero l'animalità. L'animalità, una cosa che dicono gli autori nell'introduzione, che ho trovato molto, appunto, una delle tante cose di questo libro che ti scavano dentro. L'animale è ovunque, qua, in questa stanza, in questa libreria, in questo momento è pieno di animali. Eppure, di primo acchito, diremo, dove sono gli animali? Forse c'è un cane lì. Ma in realtà ce ne sono 20 animali, 30, non so quanto siamo adesso, siamo tutti animali. Quindi la capacità di rendere opaco una cosa che è naturale, di rendercela visibile, di farcela vedere, di farcela percepire. Questo libro riesce a farlo in maniera molto forte, molto potente e del tutto straordinaria. E quindi vorrei iniziare subito a chiedere a Leonardo che cos'è l'animalità. Una delle prime cose che appunto nei nostri, noi siamo amici, conosciamo, eccetera, prima di tutto gli ho letto questo libro, quindi non sei un coglione come sembri, e questo già è stato per me un'altra di quelle cose che ti cambiano la vita, quindi è un altro dei meriti di questo Giuro che libro. l'ha scritto veramente uguale, non è una trovata. E la seconda è che appunto l'animalità non ha necessariamente a che fare col cane e il gatto,
Che cos'è l'animalità? E intanto grazie, intanto tutti questi complimenti da te non me li aspettavo. Beh, finiscono qua, non ne sì, farò mai vabbè, più nella però, vita, quindi diciamo, tutti insieme così, ero un po' imbarazzato. Allora, noi nell'introduzione diciamo un qualcosa che fa sì che io la domanda che tu mi fai non posso che rispondere non lo so, altrimenti ci sarebbe un cortocircuito, un paradosso, nel senso che l'animalità per sua propria natura è indefinibile, questo non significa che non possa essere indagata, no? Diciamo che è una domanda complessa con una risposta difficile e non facilmente, diciamo, che non si può portare in modo semplice alla luce. Per esempio, se io adesso vi dicessi, secondo voi quanti granelli di polvere ci sono in questa libreria? Sono sicuro che nessuno vi saprebbe dare una risposta, no? Questo non significa che non ci sia una risposta, significa che è molto difficile cercarla questa risposta. Ecco, l'animalità è quanti granelli di polvere ci sono in questo mondo, sostanzialmente. Siamo sicuri che ci sia un numero esatto, ma è difficile trovarla. E soprattutto l'animalità è una proprietà trasversale del vivente, e anche del vivente bipede, ed è questo che si ricollega al discorso che tu facevi all'inizio, cioè il fatto che noi siamo animali è quello slogan darwinista letto e mai capito, cioè tutti si sentono darwinisti, io penso che dalla signora che mi vende il pane all'angolo al super mega professore che insegna all'altro l'angolo della strada, a tutti quanti, tranne in fondo anche chi dice di non esserlo, crede che Darwin, come dire, ci ha visto giusto con tutte le con tutti i problemi del caso che poi chiaramente ci sono stati dopo. Il problema è che quello è un modo che noi abbiamo banale di accettare un qualcosa che in realtà nessuno ha veramente capito, cioè Darwin è in fondo il primo teorico dell'animalità nella misura in cui ci dice che noi non abbiamo una distanza, una frattura reale con il resto del vivente animale e che c'è una continuità ontologica tale per cui quello siamo, inutile girarci attorno. La cultura umanista invece è la copertura di questo dato, cioè una sorta di frattura tra noi e tutto il resto del vivente che fa sì che l'uomo si pensi come un qualcos'altro dal mondo animale. In questo libro qua, in cui partecipa il Prode Sant'Arcangelo, nella stanza c'è un'altra autrice della voce Rizoma, Valentina Sonzogni, è un libro corale, ed è un libro corale non tanto perché io e Cimatti ci seccavamo a scrivere tutte le voci, che è stata anche una cosa che per un po' c'era passata per la testa all'inizio, dice vabbè ce le dividiamo e vediamo un po' che cosa viene, è un libro corale perché in realtà abbiamo cercato di fare quella strana cosa che non è venuta bene come volevamo, però io questo lo dico subito, di far coincidere la forma ed il contenuto del libro. Cioè l'animalità è il multiforme che si organizza in un unico spazio, ecco perché il libro è corale, si organizza a mo' di dizionario sostanzialmente. Appunto, come dicevo, se io provassi a dire che cos'è l'animalità, potrei provare a dire è la proprietà di tutti i viventi animali, potrei provare a dire che è quella tale cosa per cui c'è una base delle forme viventi che poi si specializzano nel loro proprio, ma non farei a pugni con la nebbia perché è assolutamente indefinibile. Ora, diciamo la verità, non è la mia voce la più bella di questo libro, secondo me la voce più bella è quella dell'altro curatore, dell'animale, quella con cui si apre il libro. Io trovo una delle cose più belle che lui abbia scritto, in cui probabilmente si mettono insieme quella sua, qui probabilmente tu puoi dire di più, quella sua non eccelsa capacità narrativa, ma quella sua ottima capacità filosofica, che si, come dire, mettono l'una sull'altra e viene fuori una bella voce in cui Cimatti, che da buon pazzo ci racconta che va in giro per Porta Portese a prendere queste vecchie fotografie. Perché anche riccamente illustrato il... è riccamente illustrato. Va in giro a prendere queste foto per Porta Portese, e sono foto di case di sfratti eccetera, vedete quando prendono e vendono tutto quello che è rimasto in una vecchia casa, e lui commenta la casa con il cane sulla sedia, la foto con il cane sulla sedia, l'animale impaiato e via dicendo, e lì costruisce una sorta di percorso di che cosa sia l'animalità. Voglio dire una cosa in modo tale che poi mi ricollego a ciò che il prode dottor Sant'Arcangelo ci dirà più avanti, cioè che questo non è un libro sui diritti animali, come uno vede questo libro poi magari sa qualche sfortunatamente qualcosa di quello che ho fatto io nella mia misera vita e dice toh, un altro libro in cui ci dice cosa ci dobbiamo cucinare stasera, e in realtà non ci sono ricette, neanche diciamo indicazioni specifiche di cosa cucinarsi in questo libro, ma è proprio un libro sull'animalità nel senso, scusate il parolone inutile però proprio, metafisico sull'animalità, cioè cerca di posizionare l'animalità nel mondo, che cercando di capire non soltanto se c'è, che è banale, ma che tipo di cosa è l'animalità.
cerca di farlo attraverso quella fantastica parola che è l'interdisciplinarità, perché dentro c'è l'etologo, la teorica dell'arte, il filosofo, lo scrittore, il musicologo, per cui alla fine ci sono questi punti di vista che si sovrappongono. Come vedete, io ho parlato per 10 minuti e non ti ho risposto, perché non posso... No, ma hai fatto bene, anche perché io non avevo finito la mia introduzione. No, tu dici giustamente che non è un libro di ricette e non è questo libro. Quindi se cercate come cucinare il gatto non lo troverete neanche alla voce gatto. Veneto. Come si chiamava quello là che cucinava i gatti? Bigazzi. Non è tra re del pop, non è tra, dalla Rai. Non è tra gli autori. La Clerici sgomenta, però. Eppure, secondo me, è un libro politico. Mi ricollego alla mia incazzatura iniziale. E quello che avete che ha fatto questo libro con me è di aver reso una cosa che appunto davo per scontato, l'ha resa visibile. E quindi poi non è che l'abbia rifiutata quella cosa che diceva l'autrice, che leggere ci rende diversi dagli animali. Poi magari può anche aver ragione, però intanto in me, come in chiunque legga questo libro, ha dato inizio a un processo di problematizzazione di questo concetto. E questo mi sembra che sia un qualcosa che ha a che fare con la politica nella sua essenza, insomma, no? Nella sua radicalità, nel problematizzare ciò che ci rende comuni, cioè il comune, ciò che costruisce la comunità. E un'altra cosa che ha a che fare con questo, con quello che diceva questa autrice dei libri, perché i libri hanno a che fare col linguaggio. E quindi il linguaggio è sempre un po', no, il discrimine fra l'umano, lo spartiacque fra l'umano e l'animale. E forse qua è Vincenzo che può dirci qualcosa su quanto poi è discutibile questa presa in carico del linguaggio, come del linguaggio anche del suono, della parola, come discrimine anche appunto politico, antropologico, tra umano, sì, e animale. Prima però volevo chiedere a Leo l'indirizzo della panettiera darwinista, perché io litigo quotidianamente con... Panettieri non darwinisti. No, con mio padre e mio fratello, due persone laureate, uno in giurisprudenza e uno in sociologia, che sono tutt'altro che darwinisti, quindi non mi sembra che il darwinismo sia così diffuso come dicevi tu, no? Nel senso che non ti hanno mai detto che sei stato portato dalla cicogna, ma... Esatto, ma quasi. Non sono dei creazionisti, ma ci lotto tanto per fargli capire che Darwin qualcosa di giusto l'aveva detto. E appunto sono due persone laureate. Vabbè, detto questo, sì, il linguaggio... Io mi sono occupato di uno dei linguaggi più complessi dell'essere umano, cioè la musica, quindi quando Leo mi ha chiesto di fare una voce sul suono, perché io mi occupo di suono e non di musica in realtà, è stato molto difficile scegliere cosa fare, è per questo che te l'ho consegnato in ritardo in realtà. Perché uno magari si sarebbe aspettato, io mi occupo di psicologia della percezione uditiva non musicale, quindi in tutto ciò su cui lavoro io non ci entra mai la musica, ma ovviamente sono arrivato lì attraverso la mia grande passione per la musica. Quindi nelle mie ricerche tengo accuratamente da parte la musica. Quindi una voce sul suono, avrei potuto benissimo parlare di, non so, come gli animali percepiscono il suono, oppure come vengono utilizzati per gli esperimenti sul corteccia uditiva o qualcosa del genere. Oppure non so, cercare di riscrivere in maniera ovviamente molto peggiore l'esperimento del pipistrello di Nagel o qualcosa del genere. Però a un certo punto ho pensato che avrei dovuto prendere la parola suono alla Varese, il compositore che preferiva parlare di suono organizzato piuttosto che di musica, e quindi vedere cosa c'entrasse la musica con gli animali, cosa che nemmeno io sapevo in realtà prima di scrivere questa voce qui. Lo sapevo in maniera molto vaga, conoscevo soprattutto artisti di musica sperimentale che banalmente registrano suoni di animali e li utilizzano nelle loro composizioni, nelle loro opere.
C'è un autore che si occupa di questi temi, si chiama David Rothenberg, è un jazzista, è più famoso come jazzista che come studioso, ma si occupa soprattutto di musica degli animali, che dice ad esempio che chiunque ami la musica elettronica non può non amare il suono degli insetti, per esempio, perché ci sono forti analogie a livello percettivo tra un certo tipo di musica elettronica, soprattutto il glitch, la musica dei microsuoni e il suono degli insetti. Ora, io sono un grande fan di musica elettronica e quindi mi ero avvicinato in questa maniera al rapporto tra musica e animali. Non mi sembrava però un grande argomento per scriverci un saggio e quindi sono andato a vedere cosa ne dicevano i teorici, cosa ne hanno detto i compositori di musica, come si dice, classica, classica, si ripete due volte per dire che c'è la classica classica e quella contemporanea. E ovviamente mi sono imbattuto in uno che in realtà è uno dei miei compositori preferiti, che è Messiaen. Lui era un ornitologo, oltre che un compositore, è stato uno dei compositori più importanti del Novecento. Hanno studiato da lui Boulez, Stockhausen, Xenakis. Ha scritto musica difficilissima da ascoltare. Musica sacra, musica per organo, musica seriale, ha sperimentato con tutti i linguaggi, appunto anche i più complessi, il serialismo, credo sia uno dei linguaggi che l'essere umano abbia, più complessi che l'essere umano abbia mai messosi a tavolino, progettato. Però cosa ha fatto negli ultimi anni della sua vita? Si è messo a catalogare i canti degli uccelli. Quindi è passato alla storia soprattutto per questo famoso catalogo degli uccelli, sono pezzi per pianoforte, che però cercano di riprodurre, perché lui cosa faceva? Qui c'è una bellissima frase che lui ha scritto che magari vi leggerò per intero. Lui andava ad ascoltare in momenti di crisi, dice, nelle ore cupe, quando la mia inutilità è brutalmente rivelata. Quando la musica e tutte le sue lingue, classiche, esotiche, antiche, moderne e ultramoderne, quindi tutte le musiche che lui conosceva splendidamente in quanto compositore, in quanto insegnante al Conservatorio di Parigi, mi sembravano ridotte al risultato ammirevole di pazienti ricerche, senza che nulla dietro le note giustificasse tanto lavoro. Che fare, diceva, se non trovare il suo della musica, viso, dimenticato in qualche parte della foresta, nei campi, sulle montagne, in riva al mare, in mezzo agli uccelli. È là che risiede per me la musica. Quindi queste potrebbero sembrare parole più di un compositore misticheggiante alla John Cage o la Monty Young o qualcuno di simile, ma sono invece state scritte da uno dei più rigorosi compositori del Novecento. Ora, perché Messiaen? Perché Messiaen appunto andava nei boschi, ascoltava gli uccelli, li trascriveva i loro canti e sua moglie invece li registrava. Dopodiché lui tornava a casa, confrontava la trascrizione. Quindi immaginatevi trascrivere in tempo reale il canto degli uccelli. Confrontava la registrazione che la moglie aveva ottenuto. Con questo piccolo registratore, con la trascrizione che lui aveva fatto, dopodiché si metteva a comporre. Ora, questa cos'è? È musica animale, come poi si è proposto di definirla un suo allievo, che è il teorico di una branca della musicologia molto recente che si chiama appunto zoomusicologia. Sì e no, perché lui comunque continua a scrivere spartiti alla maniera tradizionale. Potrebbe essere paragonata a una copia, a un quadro iperrealista. Quindi lui si mette lì e cerca di modellizzare in maniera precisa, il canto degli uccelli. Poi vi invito, se non l'avete già fatto, ad andare a ascoltare questo catalogo degli uccelli e a sentire, proprio percepire, appunto, per tornare a quello che dicevo all'inizio, e vedere cosa ne rimane dell'animalità in queste composizioni che in realtà sono complessissime e cosa invece sfugge, manca. Ora, artisti che si sono spinti più in là rispetto a lui, quindi direi che questo è un modo di rapportarsi all'animalità da parte dei compositori,
diciamo simile a quello di un pittore rappresentazionalista, che fa un quadro che dipinge una scena realista in maniera più o meno buona. Un altro modo invece è quello che potremmo paragonare alla pratica dell'oggetto trovato, quindi no, i concettuali, i Duchamp della musica, quindi sono quelli di cui parlavo all'inizio, gente che va a registrare, per esempio, gli insetti, il suono degli insetti, e ci fa un disco. Poi può processarlo il suono di questi insetti oppure no, però ci fa un disco. Ovviamente il disco verrà acquistato da me, da Rob, da tre o quattro Non da me, posso già persone. fare candidato. Ma vi assicuro che c'è una miriade di artisti che lavora in questa maniera qui. E ci sono anche tanti scritti teorici su questo, che non sono banali. C'è tutta una teoria di quello che si chiama field recordings, cioè registrazione dell'ambiente. C'è una grande parte della musica elettronica della seconda metà del Novecento e musica di field recordings. È piacevole da ascoltare, sì e no, dipende dai gusti ovviamente. Messiaen certamente lo è molto di più. Però secondo me è la musica che più si avvicina al concetto di animalità, perché non a caso c'è un'etichetta discografica, la più famosa per quanto riguarda questi suoni di musica elettronica, glitch si chiama in termini tecnici, che si chiama non a caso Mil Plateau, cioè ha preso di peso il titolo del libro di Deleuze e Guattari, che credo sia il più citato in questo volume qui. C'è tutta una giustificazione teorica dietro all'etichetta Mil Plateau. Detta molto brevemente, sono artisti che fanno musica elettronica, ma che non sono DJ, i DJ ovviamente che ascoltiamo in discoteca o la festa di Minimum Fax. Sono Anche dei perché sono ricercatori. terribili quelli, quindi. Sono dei compositori. Xenakis, per esempio, il mio compositore preferito per quanto riguarda la musica elettronica. Sono dei compositori che lavorano con gli errori, perciò glitch music, con gli scarti, con i residui dei rumori provocati dalla macchina, dal computer. E quindi c'è questa dialettica interessante tra computer e animale, che mi sembra lo spazio dove si può lavorare di più. Ora, questo mio saggio era una piccola guida all'ascolto in realtà, ma su questo si può lavorare. Ora, riguardo alla zoomusicologia, io mi ci sono avvicinato, sì, musicologia, mi ci sono avvicinato molto con circospezione, perché non mi piaceva il nome. È una disciplina che viene fatta dai semiologi, che non mi piacciono. Però ho capito che serve a trattare male la musicologia sistematica, classica. Che è ovviamente antropocentrica, per cui il top della musica è la musica occidentale dell'uomo bianco della fine dell'Ottocento. Quindi, come l'etnomusicologia, è un'arma che possiamo usare per scardinare questo modo di fare musicologia abbastanza vetusto nel 2015. Trovo prezioso questo intervento di Vincenzo sulla musica che vi fa intuire quanto questo libro sia rizomatico per rimanere in territori deleuziani, nel senso che ogni voce si apre a degli universi e quanto veramente attraverso la categoria dell'animalità o dell'animale si possa raccontare il mondo. Questa è la forza del libro anche secondo me, di ribaltare quello che si sente, che all'inizio può essere sentito come una categoria, cioè l'animale è una categoria accanto ad altre. In realtà è un grande contenitore in cui siamo immersi tutti, che siamo tutti, e quindi è anche un modo per vedere il mondo, per vedere appunto la realtà attraverso una direzione, una prospettiva diversa. Ho citato inavvertitamente uno degli autori che serpeggiano queste pagine, che è il Derrida dell'animale che dunque sono, no? E quindi volevo chiedere anche a
chiedere a Leonardo un po' chi sono i nomi, di fare i nomi, ecco, come Pasolini, no, dei maestri, degli autori che ci sono in queste pagine, se è citato Derrida, se sono citati Deleuze e Guattari, chi altri o chi più di altri. Ma ormai ci sono dei classiconi quando si parla praticamente di animalità, sì, che lo facciano i filosofi, che lo facciano i letterati, gli architetti e via dicendo. Uno, diciamo, i classiconi sono giocaforza quelli che parlavano nel modo più vago possibile, detta nel modo più sincero possibile, nel senso che hai bisogno di qualcosa che tu puoi utilizzare in modo strumentale, che ti dia quell'intuizione tale per cui tu lo puoi utilizzare strumentalmente come vuoi tu. Mettiamola così, in questo strutturalismo eccetera sono meravigliosi, perché Derrida, che parlava della sua gatta che lo guardava nudo nel bagno mentre usciva dal gabinetto e quindi lo faceva vergognare, Deleuze con il suo divenire animale, poi qua dentro ci sono paradossalmente anche alcuni autori stracitati che non sembrano così animal friendly ma in realtà nel loro paradosso lo sono. Heidegger, per esempio, è stracitato qua dentro, che è noto per aver fatto una distinzione fondamentale nei concetti fondamentali della metafisica, scusate il gioco di parole, in cui distingue la vita in tre macro categorie e, siccome era un uomo poco fantasioso, utilizza come paragone i sassi, gli animali in modo del tutto vago e gli umani, che caratterizza sempre bene in quanto parlanti della lingua tedesca, per cui anche lì si sa bene dove Heidegger andasse a parare, da buon amico dei nazi, e praticamente lì lui ci dice che i sassi non hanno mondo, gli animali ne hanno molto poco e gli uomini invece, caspita, quelli sì che sono pieni hanno di anche mondo. La Polonia, quindi hanno la Polonia, l'avevano invasa con furore e questo, diciamo così, però il paradosso, perché vi dico questa cosa, è vicito Heidegger in questo senso, che in realtà è una sorta di medaglia terribile ma uguale contraria alla scrittrice che tu citavi dell'animale non legge, l'animale non scrive, l'animale, perché è, diciamo così, l'argomento più raffinato, critica letteraria più, diciamo così, versante più critica letteraria dell'animale non ha parola, l'animale è povero di parola, l'animale è povero di linguaggio. Ora, qual è il grande fraintendimento in cui la filosofia dell'animalità non è uguale in tutte le altre sezioni della filosofia, per cui per me c'è tutto là dentro e basta saper guardare con gli occhi giusti, che sostanzialmente ci costringe a confrontarci con alcuni temi fondamentali. Vincenzo, come tanti altri, si è trovato, secondo me, spaesato quando gli abbiamo chiesto la voce, no? Qui Valentina, quando gli ho chiesto Rizoma, mi ricordo che continuava, quando gli ho chiesto Rizoma, continuava a collezionare libri per cercare di capire cosa caspita potesse dire di Rizoma, in con le mie ironie sottili, come sempre, cioè, metti un pe prima del Rizoma, così magari dici qualcosa. Però a tutti quelli a cui, sottile come sempre, come sapete, non noto per queste cose, ma tutti quanti siamo trovati un po' spesati, perché appunto abbiamo richiesto uno sforzo argomentativo di questo tipo. Ma tornando ad Heidegger per un attimo, che come dicevo appunto è la prima versione di discorsi tipo gli animali non scrivono e via dicendo, e come dicevo la filosofia dell'animalità permette una cosa che non permette quasi nessun altro campo della filosofia, cioè di saper distinguere l'etica e l'ontologia, e su questo devo dire qualcosa, perché il libro si gioca tutto sul ciglio di questa distinzione, anche nella misura in cui coloro che hanno scritto non avevano idea né di cosa volesse dire etica, e alcuni li conosco e qui non farò i nomi al contrario di Pasolini, mentre sapevano qualcosa di cosa fosse l'ontologia. Cioè noi pensiamo che le proprietà estrinseche del vivente siano anche proprietà intrinseche, cioè ci debbano consentire di discriminarlo. Questo non vale solo per gli animali, vale per flora e fauna, per dirla come ci insegnano nelle scuole. Cioè pensiamo che se hai un colore della pelle diverso dal mio, allora c'è qualcosa che mi dovrebbe consentire di poterti fare del male rispetto a quello che invece dovrei fare, che ha un colore della pelle simile al mio. L'animale in questo è eccellenza pura, perché con l'animale uno si può sbizzarrire nelle, diciamo così, cazzate non scientifiche. Quindi tu puoi dire che l'animale non parla, che l'animale non pensa, che l'animale non soffre. Innanzitutto questi enunciati hanno una duplice forma d'errore: innanzitutto parlano dell'animale in modo vago e generico, non si è mai capito di quali animali Heidegger parlasse. Quando Heidegger deve dire che l'animale non ha un volto, siccome era un idiota patentato, utilizza l'ape, quindi utilizza un animale che gli permettesse di dire che non aveva il volto, non utilizza il suo gatto, quello che ogni tanto è nelle foto costretto insieme all'uva nella sua orribile baita, cioè utilizza sempre quell'animale che gli permette di prendere le distanze come si deve dal concetto di volto, con i suoi cattivi maestri, Levinas,
rimasta e via dicendo, l'anima non c'ha il volto e sono tutti tranquilli in questo modo qua. E quindi c'è quel primo pezzo dell'enunciato che è assurdo, l'animale, quale animale? Di quale animale stiamo parlando? Ed è il motivo per cui Derrida qui viene più citato di Maradona da un esperto di calcio, perché lui con quel esempio dell'animale che dunque sono, in cui c'è appunto la gatta che lo guarda, lui che guarda la gatta, nudità di vario genere che si mischia il miscuglio della nudità, lui ci sta sostanzialmente dicendo che cosa? Che l'animale al singolare non esiste, si saccheggia una parola che in realtà era di un'altra persona, che animò, in cui c'è l'animale parole, eccetera, pluralizzando e via dicendo, e spacca quel singolare che è la parola animale, ci dice, quando noi parliamo di animale è un po' come quando parliamo della donna e pronunciamo enunciati tipo la donna è adatta a stirare, che io presento tante amiche mie di cui io sono molto più bravo a stirare, perché chiaramente ogni individuo nella sua singolarità è un mondo, e questo vale sia che tu sei gatto, sia che tu sei cane, sia che tu sei, ma sei donna. La seconda parte dell'enunciato sbagliato è quella appunto di linguaggio, vita mentale, via dicendo, ormai ha anche poco senso dire qualcosa perché siamo veramente nel 2015, come dice Vincenzo, quindi forse è giusto entrarci con tutte e due le zampe nel 2015, e bisognerebbe capire cosa intendiamo per linguaggio, vita mentale e via dicendo, ma è chiaro che proprio perché il darwinismo ha senso, queste non sono proprietà che nascono con l'uomo, ma come direbbe il signore che ha scritto la voce M di questo libro, cioè Ferraris Maurizio, sono proprietà che emergono. Quindi sono proprietà che la voce che in realtà, Maurizio? La voce M di Maurizio, no. La scritta è signor memoria. E sono proprietà che appunto emergono, nel senso che sono gradualmente presenti nel mondo animale. Quindi maestri sono, in realtà maestri che vengono citati sono tendenzialmente franco-tedeschi, o algerini, perché Derrida, che se ne voglia, si è appassionato alla diversità, perché era un algerino, come diceva lui, ho tante lingue e nessuna la posseggo, era una delle sue frasi con cui si auto commiserava come sempre, dicendo tipo sono di ovunque, il sul luogo, poi in realtà capivi che era algerino, secondo me, dalle camicie orribili che indossava, eccetera, e tutto ciò è fondamentale perché queste persone in realtà ci hanno dato la strada, e la strada è non l'animale, l'animalità, la donna, i black studies, quelle cose assurde tipo gender studies, quelle cose diciamo con cui si danno gli stipendi nei dipartimenti americani, giusto perché ormai si sono occupati di tutto, come diceva Verdone, nascella sì, nascella no, quindi a un certo punto dobbiamo dare gli stipendi a tutti. Verdone però è regista. Sempre l'angolo pop di Sant'Arcangelo. Ma sono un modo per parlare della diversità, questa è la cosa, la diversità è la chiave di lettura di tutti questi discorsi, e c'è una frase che qualcuno qua dentro cita, che secondo me è una delle frasi più belle di quello che viene, che molti pensano essere un giardiniere, cioè Gilles Clamant, cioè avvicinatevi alla diversità con stupore, questo è un po' il manifesto del libro. Bellissima, bellissima, veramente frase da tenere a mente. Sì, tu hai citato tanti maestri, tanti nomi, a partire da Darwin, Heidegger, Derrida, mi sembra quindi che ci sia un discrimine temporale dopo di cui appunto questi temi vengono un po' messi a fuoco dalla filosofia, dalla letteratura e anche dalla musica, perché tu nel tuo saggio, Vincenzo, tratti soprattutto di musicisti a partire da una certa data, e forse anche lì c'è stato un cambiamento di percezione, insomma, del problema. Sì, parto dal Carnevale degli animali di Saint-Saëns, che è una sorta di, come lo definisco lì, bestiario in musica, perché lui fa proprio, sicuramente l'avrete sentito, un catalogo di animali, quindi un carnevale di animali che sfilano, ed è bellissimo vedere che tra tutti questi animali a ciascuno dei quali è dedicato un movimento di questa suite sinfonica corrispondono delle caratteristiche facilmente, più o meno facilmente paragonabili con l'animale corrispettivo. E l'ottavo movimento è dedicato all'uomo, e cioè al pianista che, scrive Saint-Saëns, deve eseguire, o meglio esegue, è data istruzione al pianista che eseguirà il pezzo, deve eseguire il movimento in maniera esitante.
Quindi è un pianista che segue una semplice scala ripetuta per circa 4 minuti in maniera esitante. Quindi, diciamo, l'animale uomo è il peggiore tra i musicisti in questa parata di musicisti, zoologica di Saint-Saëns. Un pezzo simile è stato scritto poi da Luciano Berio nel 51 e si chiama Opus Number Zoo. Anche lui fa una sorta di zoo, è più un pezzo postmoderno, giocato sull'accostamento musica, voce recitata. Comunque sì, parto dal tardo romanticismo proprio perché volevo far vedere, credo che non si veda abbastanza bene quanto volevo, ma volevo far vedere che, diciamo, dal tardo romanticismo, quindi dal 1886 del Carnevale degli Animali a Björk, che ha fatto un disco sull'orca l'anno scorso, Per il fidanzato, per il secondo me. fidanzato, tra l'altro un disco parecchio brutto. Consigli per gli acquisti Sì. sull'arcangelo. Ecco, in questo lasso di tempo è successo qualcosa rispetto al rapporto tra musica e animali, per le ragioni che dicevo prima. Quindi ovviamente sono come al solito le avanguardie che devono fare robe fastidiose, tipo comporre pezzi per fusa di 67 gatti, come ha fatto un compositore, per però far emergere fuori delle questioni che sono importanti. Questo libro è bello, è importante perché veramente lo apri a caso e ti cade l'occhio su qualche parola, qualche frase che ti aiuta, e il libro ti aiuta a ripensarlo, a reinquadrarlo in un frame, in un orizzonte diverso da quello in cui eri prima di leggerlo. E quindi a Leonardo vorrei dare due suggestioni, insomma, due cose su cui interrogarlo. Una è questa parola che appunto ho letto adesso, ma mi sembra veramente fondamentale anche per quello che dicevi prima, cioè dignità, no? L'animale, l'assiologia dell'animalità è un po' quello che tradizionalmente usiamo appunto per decidere cosa è degno e cosa è indegno, no? Di come trattare gli altri degnamente, come trattare gli altri indegnamente, come appunto si dice, come animali. E quindi questa è la prima cosa. La seconda è che vorrei che dicessi di cosa parla la tua voce, qualsiasi, perché Che indegna è veramente indegna. invece. sulla dignità dirò molto poco per un motivo schifosamente autobiografico. Cioè, nella mia testa gli animali sono già liberi da un pezzo, ed è il motivo per cui non me ne voglio più occupare. Cioè, il motivo per cui non sono liberi è del tutto contingente, cioè che gli umani sono degli imbecilli. Quindi quando supereremo questo problema contingente, lo dico proprio nel modo più raffinato che mi viene della testa, per me sono già liberi, quindi non voglio più parlare di etica animale, è una cosa che mi deprime profondamente. E quindi ho deciso di passare all'altro lato della medaglia, cioè ai confini dell'uomo. Per me è interessante parlare degli animali per cercare di capire che genere di forma di vita siamo diventati. E qualsiasi è ciò che io credo essere fondamentale per capirci. Cioè, il vero problema è che noi utilizziamo il qualsiasi in un modo duplice e devastante, ed è il motivo per cui io, quando chiaramente il lusso mio di Scimatti è stato sceglierci le voci. Scimatti ha fatto valere la sua autorità anagrafica, e ne ha volute due, e la sua autorità anagrafica l'ha fatta valere volendo la prima e l'ultima, in modo tale che a cerchio chiudesse lui, e non avendo io alcun tipo di valore, di forza, d'animo per dirgli no, dai, una testa mi sembra più. Io ho detto va bene, A, Z, sono due, io mi piglio la Q di qualsiasi, e lui dice ma proprio la Q a me mi sembra la più brutta, non sapevo che metterci, quadro, ho detto ciao quadro, quadri animali, ho detto no, mettiamo qualsiasi, mi piace qualsiasi. Perché mi piace qualsiasi? E perché dico che la utilizziamo in modo del tutto duplice, questa cosa qua, perché noi utilizziamo qualsiasi in modo positivo e negativo e in modo del tutto ambiguo. Cioè, l'essere qualsiasi in realtà è il motore fondamentale della discriminazione della vita umana, animale, floreale, non saprei neanche come dire. Cioè, affinché tu possa discriminare qualcuno, lo devi generalizzare, cioè devi passare dall'individuale al generale e dimenticarti che di fronte hai un soggetto, un individuo, una forma di vita, un corpo, qualsiasi
qualcuno che soffre, che esiste, che geme, te lo devi completamente dimenticare. La mossa di Heidegger, l'animale non ha un volto, fa storia, e anche il fatto che per pensare ci volesse il tedesco non era neanche una, diciamo, poi si è mai capito perché, perché hanno le parole più lunghe probabilmente, non lo so, però lui era convinto di questa cosa qua e a lui dobbiamo tante belle cose. E questo essere appunto qualsiasi è quello che noi facciamo nella misura in cui, una breve incursione in ciò di cui non voglio più parlare, affinché noi possiamo mangiare un maiale, dobbiamo pensare di mangiare il maiale, altrimenti non potremmo farlo, è impossibile, non si può mangiare il maiale, si mangia sempre un maiale, se tu non passi dal determinativo all'indeterminativo non puoi fare quello che fai, ed è il motivo per cui noi non abbiamo ucciso un ebreo più un ebreo più un ebreo, ma noi abbiamo ucciso gli ebrei. E questo ci permette sempre e comunque di passare da un piano di individuazione a un piano di deindividuazione che ci consente di fare tutte le zozzerie che facciamo. Questo è un piano di discorso di una difficoltà immensa, perché purtroppo, o per fortuna, non lo saprei, io sono la persona più incoerente eticamente che conosca in questo mondo, per cui sono impossibilitato nel dire agli altri cosa devono fare, perché io sono il manifesto dell'incoerenza, per cui ogni volta che qualcuno mi chiede che fare, io mi vergogno, perché io dico, mazza, sono tutte le zozzerie che faccio io, devo dire a qualcuno cosa deve fare, non ce la faccio. Detto questo, però, credo che questa incoerenza dipenda proprio dal fatto di come noi abbiamo articolato le nostre categorie di mondo che ci consentono di essere incoerenti in modo del tutto tranquillo. Il maiale un maiale, la donna una donna e via dicendo, fanno sì che noi riusciamo ad entrare in un movimento che è quello che io nella mia voce, avendo pochissima cultura cinematografica, come sanno i miei amici più stretti, qui alla mia estrema sinistra c'è questo nostro amico Rob che sa benissimo che tutto può parlare di tutto con me, ma non di cinema e musica, ormai ci ha messo una pietra sopra. Dunque io volevo però citare un film perché fa sempre intellettuale. Allora, qui mi rifaccio a quelli che una volta erano i fratelli che hanno girato Matrix, poi uno dei due ha cambiato sesso e quindi quando tu dici fratelli immediatamente ti arriva qualcuno che si occupa di femminismo e ti dice però tu non hai considerato la soggettività e via dicendo e quindi mi sono trovato a cambiare tipo una decina di volte questa cosa perché non volevo che giusto giusto uno fa un libro contro le discriminazioni e poi passa per essere un discriminatore, cito Cloud Atlas, insomma, va qualcosa che avrete visto più o meno tutti, in cui c'è questa scena degli automi costruiti nella nuova Seoul, dei coreani, eccetera, che sono costruiti in massa uno accanto all'altro, in cui ce n'è una particolare che si chiama Suomi 241, qualcosa del genere, in cui praticamente gli autori geniali in questo fanno un manifesto della discriminazione animale parlando di umani. Ovviamente credo che l'abbiano capito in tre al cinema questa cosa, però è stato piacevole essere uno di quei tre in quel momento, devo essere sincero, in cui loro fanno praticamente vedere la scena del macello, ma la fanno vedere attraverso un meccanismo di assemblamento di cyborg. Lì c'è anche un sottile riferimento a Cartesio, che tra i primi paragona l'animale alla macchina, no? L'uomo macchina non esiste, ma esiste l'animale macchina, ovviamente. E il qualsiasi è quella cosa lì. Differenza è annullata dalla ripetizione praticamente, tutto si ripete in modo uguale, quindi ognuno è qualsiasi a qualcun altro. Non è che tu quando vai a ordinare il coniglio ti preoccupi di quale coniglio ti stai arrivando, perché sia un coniglio, certo, se ordini un coniglio e ti arriva una lepre ci rimani parecchio male, o magari ti piace la lepre più del coniglio ci rimani parecchio bene, ma a te non ti interessa quale coniglio, ti interessa che insomma ti portino un coniglio, magari se sei un po' più raffinato vuoi il coniglio biologico, però voglio dire vuoi il coniglio. Giusto? Ed è quello il qualsiasi. Tuttavia c'è l'altro lato del qualsiasi in cui noi ci sentiamo unici. E il qualsiasi, che poi è quella roba, il quod libet, quelle robe da cui dagli aristotelici soprattutto i medievali si sono sbizzarriti a dire tutto il contrario di tutto, e soprattutto Agamben, che è quest'altro che viene citato qui è un po' Agamben, quando tu non sai cosa dire a cena, citi Tiri quella Agamben, che dici la macchina antropologica di Agamben, tutti quanti fanno antropologica Agamben, fa quel cognome bello, c'è no? la multa sulla La macchina multa sulla macchina antropologica. antropologica di Agamben, quindi Agamben è un altro che corre come un treno, in cui invece la qualsiasità è una cosa estremamente bella e positiva, perché ognuno di noi è qualsiasi, perché è un micromondo, un individuo e via dicendo. Allora questa doppia polarità, qualsiasi negativo, qualsiasi positivo, è quello su cui si articola la mia voce, sulla dignità. Perché
Perché non dire nulla? Perché secondo me ci sono due modi di togliere la dignità a un essere vivente. Il primo è toglierla, il secondo è spiegare il motivo per cui è stato sbagliato toglierla. Solo che il secondo è più complicato da capire. Cioè, nel momento in cui io ti devo spiegare, perché per esempio non devi picchiare una persona di colore, io ti sto togliendo paradossalmente la dignità a quella persona due volte, perché non c'è nessun argomento per spiegare a qualcuno per quale motivo uno che nasce libero e poi viene imprigionato, debba ritornare libero, perché i diritti ce l'hai per natura, poi qualcuno te li toglie e li vogliamo riavere, ma è lì che sta il problema. Un giorno, secondo me, tutto ciò succederà, ma succederà perché saremo arrivati a uno spreco di risorse tale per cui ci scopriremo tutti animalisti, ma sarà perché siamo umanisti fino al collo, E diciamo. saremo tutti morti. E saremo tutti morti, io sicuro. Poi voi vi E auguro questo lunga vita. toglie però, non temi che tolga strumenti a chi milita attivamente per un Sì. cambiamento Infatti non sono politico? più tanto appassionato della militanza animalista, io quasi per niente non mi definirei neanche animalista, non, come si, ma non mi definirei femminista, non mi Quello non avevamo definirei... dubbi, ma... non mi definirei neanche bambinista, così diciamo una cosa meno ambigua, cioè secondo me non esistono né i bambinisti né i femministi, gli animalisti esiste, dovrebbe esistere nel migliore dei mondi possibili, che non è questo nonostante Leibniz, nel migliore dei mondi possibili dovrebbe semplicemente valere un principio tale per cui i miei diritti finiscono dove comincia il corpo altrui, diciamo. Questo non avviene per i leoni e le gazzelle e via dicendo, per carità, ma se l'uomo ha qualcosa di speciale, secondo me è l'etica in senso attivo. In senso passivo sono tutti soggetti dell'etica, cioè se io prendo ammazzate qualcuno anche se è autistico e quindi non percepisce la mente dell'altro e quindi non è un soggetto morale attivo, eccetera, comunque non si meritava comunque una mazzata, mettiamola così, a meno che non ci siano strane visioni della cosa. D'altro canto, però, decidere se è giusto o non è giusto dare una mazzata è una cosa che ci appartiene proprio per la struttura del nostro cervello, per la struttura delle nostre società e via dicendo. Secondo me si dovrebbe arrivare a un momento in cui uno riesce a fare un sistema di valori in cui, per esempio, detta proprio pane pane, vino al vino, il rispetto dell'altro conta più del gusto, conta più dei vizi, conta più delle... Però, come dire, perché mi sono scocciato di parlare di tutto ciò? Perché tanto non cambia mai niente, per cui è arrivato il momento di occuparsi di qualcos'altro, che la gente mi guarda un po' più simpatico. Quando dici postumano sono tutti contenti, perché non gli tocchi il portafoglio, non gli tocchi il frigorifero, non gli tocchi niente, postumano è qualcosa che non ti riguarda perché viene dopo. Mentre se a qualcuno gli dici, guarda, questo umano qui dovrebbe, non ti dico fare tanto, ma perlomeno, insomma, rispettare quello, quell'altro, dice, ah, però comunque stasera, cioè, allora dici, vabbè, postumano, post, dopo. Abbiamo solo questo in frigo, ti direbbero. Esatto. Oggi va così. E Oggi va. se c'è un'aragosta, Foster Wallace direbbe considerarla aragosta. Consideriamola. Nel libro, al di là di tanti filosofi, pensatori, sono anche degli scrittori, quindi volevo adesso, come dire, portare un po' di acqua al mio mulino e chiedervi. Ho questa impressione che a volte gli scrittori, cioè a volte, gli scrittori sono stati gli artisti in generale, ma gli scrittori in particolare, più forse sensibili e ricettivi su questi temi di quanto siano stati i filosofi, l'intellettuale in senso ampio. Viene citato molto Kafka come forse uno dei massimi esperti, no, non è il termine, però uno dei più ricettivi, a cominciare dalla Metamorfosi, ovviamente. Appassionato di insetti come Sant'Arcangelo, Kafka. Esattamente, quindi chiedo a, non so se Vincenzo o Leonardo, di quali scrittori sono stati Ma un Vincenzo po' dovrebbe essere ferrato gli perché io ho enigmi. appena rubato una monografia su Kafka fingendo di non trovarla più, per cui lui su Kafka è preparato sicuro. No, io, come si dice in esergo, giusto? In esergo ho messo due scrittori, ovviamente, sono Thomas Bernhard e Henri Michaux. Ecco, per me loro due sono due scrittori animali, nel senso che abbiamo dato al termine oggi. Michaux soprattutto, ovviamente uno potrebbe dire, vabbè, Michaux... sa benissimo cos'è il corpo senza organi, sa benissimo quali sono i confini del corpo, perché si faceva di mescalina, di LSD. Sì, la risposta è sì, e quindi invito a leggere gli scritti di Michaux che parla tantissimo di animali, negli scritti appunto composti sotto sostanze psicotrope. L'altro... Ecco, l'animalità ci abbecchia un po'.